Buona giornata a tutti e buon oggi e ogni santi e buon compleanno alla Juve, no Ezio? Buongiorno. Sì, ciao Massimo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici di Juventus, una signora per due, buona festività di ogni santi a tutti, ma soprattutto buon compleanno alla giovine vecchia signora. Che è ringiovanita ultimamente. Allora, conferenza stampa, stavo leggendo il titolo, a volte i titoli mi fanno un po' sorridere, di tutto sport, Udi nervi scoperti. Va bene. Solita conferenza, Ezio, tu che l'hai seguita. Sì, solita conferenza, ecco, non tantissimo da segnalare, comunque io ci provo e quindi al di là della retorica, se vogliamo anche scontata, no? Sulla necessità di migliorare ogni aspetto e specificatamente fisico, tecnico e mentale, la puntualizzazione su quanto la fase difensiva sia un aspetto che riguarda tutta la squadra e non un reparto o il singolo, nell'ambito dei singoli, ovviamente. I temi sono caduti quasi sui soliti nomi, vale a dire, Vlahovic, tanto per cambiare, è stato fatto rilevare che, detto in modo peggiore di come lo dico io, che è avulso dal gioco della squadra, che tocca pochi palloni, e Thiago Motta ha precisato che non è fondamentale la quantità, il numero di palloni che tocca, quanto la qualità di questi e soprattutto quanto siano incisivi nell'economia della partita. Stuzzicato sul fatto che attualmente la Juve, complici le vittorie di Fiorentina e Lazio, sia scivolata in classifica al sesto posto, ecco lì si è lasciato andare ad una affermazione e a delle considerazioni che io non condivido, perché se le condividessi vorrebbe dire che ho visto un'altra partita oppure non ho capito niente di quello che ho visto. Vale a dire, lui sostiene che i dati attestano che fisicamente la Juve abbia fatto meglio del Parma Sì, esatto, sì, esatto. e che comunque avrebbe meritato di più e avrebbe meritato di vincere. Io non sono assolutamente d'accordo, perché la Juve, vista contro il Parma, è passata una squadra, oltre che sbrindellata, assolutamente mossa fisicamente, certamente meno vispa, meno fresca, anche meno sveglia rispetto ai Ducali, e che tra l'altro hanno avuto le opportunità di vittoria assolutamente più chiare, più incisive e se vogliamo più determinanti. Poi il fatto che la Juventus all'ultimo momento, con Kenan Yıldız, si sia vista salvare un gol quasi sulla linea di porta, non può stravolgere il giudizio sulla partita, e a maggior ragione non ti puoi ridurre contro il Parma a rimpiangere un episodio al 93esimo del secondo tempo. E lui ha detto, Per cui Ezio, io che su questo veramente, cioè, dissento totalmente, perché certo, evidenziato quello che non è andato, e su questo lui è stato lucidissimo. Sia in questa conferenza che in quella del dopogara, però io gli avrei chiesto come si spiega come si spiegano questi fatti, cioè quanto
e imputargli alla squadra il fatto che non capisca o non faccia quello che lui chiede. Nell'ambito delle assunzioni, delle responsabilità, e quindi il fatto che tutti debbano migliorare e dare di più, lui si è messo in prima fila. Di questo Certo. gliene do assolutamente atto. Non è uno che cerca alibi o che scarica le colpe su Altrove, altri, su altrove. terzi o sul mancato disallineamento, ecco, degli astri. Interrogato da un solo giornalista sulla partita di Udine, nello specifico da Simone Nasso, beh, ovviamente ha parlato bene dell'Udinese, ne ha rimarcate le differenze rispetto alla stagione scorsa, evidenziando come quest'anno tenga molto più palla, giochi meglio e soprattutto che in casa è decisamente pericolosa, perché delle 6 partite disputate finora ne ha persa una sola, e guarda caso proprio solo contro l'Inter. Cos'altro aggiunge? Gli è stato chiesto ancora una volta, si ritorna sull'eventualità che Vlahovic possa riposare anche in vista della partita di Champions. Risposta laconica: può essere. Naturalmente ha detto che non faceva regali e quindi non avrebbe svelato la formazione, e poi ha negato precisamente, anche mimicamente, la domanda che verteva sul momento complicato, così come ha schiantato ancora una volta ogni possibile riferimento, congettura, pensiero e lucubrazioni che non riguardassero la partita di domani. Il direttore Paolino gli ha chiesto come lui vorrebbe, desidererebbe che un domani anche lontano, fosse ricordata la Juve di Motta, e lui ha stroncato il tutto ricordando che ha avuto modo di dire già in passato che questa non è la Juve di Motta, ma che preferisce che si dica che è la Juve allenata da Motta. Ma il modo in cui ha guardato colui che ha formulato la domanda è stato molto più eloquente della risposta, Massimo. Allora, oggi lo sappiamo, è il compleanno della Juventus, è stato realizzato un video che non vi possiamo naturalmente mostrare per questioni di diritti d'autore, e agli intervistati hanno chiesto il significato del loro nome, Chiellini, che sta assumendo questo ruolo un po' d'ambasciatore, diciamo, Giorgio significa contadina, contadino hanno intervistato anche Saragama, che viene associata a una principessa e Kenan a un guerriero. Juve con una sola parola, famiglia, è un amore incondizionato. Chiellini lo ha detto. Gioventù non è un discorso d'età, ma di stato d'essere. Per Saragama, Juve è avanguardia. Per Ildiz è leggendaria. Montero sceglie privilegio, per Locatelli è eleganza. C'è uno stile Juve che è ben definito. Poi viene chiesto se sta nel significato della parola Juventus. Vabbè, Juventù, mi ci rivedo. Ildiz risponde che non lo sa. Alla fine dice però mi ci rivedo. Questo è il, diciamo, questa però, ecco, è una Juventus, e io lo ribadisco, completamente nuova. Facciamocene una ragione. Scusate, le conferenze, scusate, ho messo Roberto che non c'entra nulla. Queste sono, e vedremo domani, insomma, no? Ve l'abbiamo riassunta come sempre. Ti ringrazio Ezio, magari ci rivediamo su in tarda serata per qualche contributo ulteriore. Domani naturalmente non mancate nel nostro botta e risposta detto tra noi intorno alle 14:30. Grazie Ezio. Grazie a te Massimo, io auguro un buon proseguimento di giornata a tutti quanti. Gli appuntamenti li conoscete: domani mattina il punto sulla borsa Esatto. della
signora e poi, come diceva Massimo, intorno alle 14:30 il consueto botta risposta con tutti gli amici del canale. E poi la live di sera, perché naturalmente ricordiamo la live come, come dire, consuetudine dalla pausa, quindi dall'intervallo far proprio secondo tempo contro l'Udinese. Grazie Ezio. Grazie a te, stante l'orario io non posso che augurare buon appetito a tutti quanti. A Ugo.